Un altro comune e regione ha scelto di istituire il registro del testamento biologico. Si tratta di San Vito al Tagliamento, che darà così la possibilità ai residenti di redigere le proprie dichiarazioni anticipate in merito a trattamenti sanitari e al fine vita. Gabriella Fortuna. San Vito al Tagliamento è il 26esimo comune del Friuli Venezia Giulia ad aver approvato l'istituzione di un registro del testamento biologico. Il primo sopra i 5.000 abitanti in provincia di Pordenone, afferma orgoglioso il sindaco Antonio Di Bisceglie, che sottolinea la trasversalità del voto in consiglio e la valenza delle autonomie locali, che vedono esaltato il loro ruolo, afferma, quando si trovano ad anticipare una legge nazionale con la determinazione popolare. La maggior parte dei comuni che hanno già istituito il registro delle dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari si concentra in Carnia. L'unica città capoluogo è Udine. A Pordenone è stato approvato con Bolzonello, ma non ancora attivato. Ancora in Carnia sono stati aperti i primi registri sull'onda emotiva della vicenda di Eluana Englaro e della battaglia di papà Beppino. È stato lui, assieme al medico anestesista udinese Amato De Monte, a fondare l'associazione per Eluana, portando il caso a conoscenza dell'Italia intera. La sensibilità del Friuli Venezia Giulia è altissima, ci conferma il dottor De Monte, sia perché la nostra gente si distingue in fatto di solidarietà, basti pensare alle donazioni di organi e di plasma, sia perché qui la politica regionale ha saputo superare le barriere partitiche per schierarsi a favore dei diritti civili. De Monte, più che alla questione giuridica del difetto di legislazione nazionale, guarda alla sostanza. Il codice deontologico dei medici impone di tener conto della volontà precedentemente espressa da una persona che si trovasse in stato vegetativo. Ma da Trieste il radicale Marco Gentili pone un problema di collegamento tra comuni e aziende sanitarie, altrimenti il medico non può venire a conoscenza della determinazione del paziente, osserva, posto che con il testamento biologico si può esprimere anche la volontà di essere tenuto comunque in vita.